due ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Dokkan Battle. Allora, mi pare che già qualche altra volta ho fatto un video con qualche live e dall'ultima, se non ricordo bene o male l'ultimo video. Però se ricordo male i membri della squadra erano sicuramente la nostra Caulifla Super Saiyan Livello 2 e Vegito Super Saiyan Blu e Broly. Però rispetto all'ultima volta è lo stesso identico dell'ultima volta, però l'ho fatto il Dokkan Awaken. Infatti come vedete è a livello 120 e non a livello 100. Però devo comunque fare un altro Awaken per livellarlo meglio, che se non ricordo male può arrivare fino al livello 150. Allora, sicuramente andrò a prendermi un po' tranquillamente roba dal negozio. Non so se ho qualcuno da poter vendere di cui ne vale effettivamente la pena. No, mi pare di no. E allora, sicuramente qualcuno dovrò allenarlo, perché ho fatto la wagon, infatti, che sicuramente è quello di Mr. Satan, che porterò al livello 120. Se non ricordo male ci stava un ultimo, sì, appunto, che ne occupa 70 e 70, diciamo, delle sue medaglie. Allora, sto mettendo da parte le gemme, quindi non sto facendo le votazioni singole, perché voglio fare queste qui della misteriose, cioè, perché costano 25, però mi dà la possibilità di livellare il super attacco dei vari PG. Quindi faccio queste friend summon, però diciamo, cambiando punti per il semplice fatto della missione, anche perché in genere non è che danno chissà che cosa come PG, diciamo, non sono giusto PG discreti per quanto riguarda l'allenamento in sé. Allora, direi tranquillamente ok di finire di livellare loro. Così stanno a livello, sono, diciamo, livellati. Ah, aspetta, mi mancava un Gohan da finire di livellare, che se non ricordo male era quella dopo l'allenamento di Junior, cioè mentre si allenava con lui. Allora, non so chi mi manca ancora da finire di livellare. Questo è abbastanza tosto da poter tirare su. E no, mi pare che ho finito praticamente tutti. Ok, vado a ritirare giusto queste 2-3 missioni che mi permetteranno di, cioè, certo non è che guadagno chissà che cosa. Allora, sicuramente no, non volevo andare qui, ma in eventi, perché ne sto facendo uno, ovvero questo qui, che quel Gohan che vi ho fatto vedere un secondo fa, che dice era abbastanza difficile tirare su, e lo si ottiene proprio in questo, cioè in questa zona.
e quindi è buono completarla tutta anche in Zelard, perché lo dà, lo si dà, cioè lo si ottiene anche tra varie, in varie missioni. Ok, lagga un pochino, non so il, sinceramente il motivo, però abbiamo ottenuto tutte e tre di tipo int. È int quello viola, no? Mi pare di sì. Comunque quello che posso fare è utilizzare queste queste orbs che ho, però avendo già due super attacchi penso che dovrei farcela, anche perché appunto ne bastava il primo, che essendo quello LR, quindi dà parecchia roba. Diciamo l'obiettivo, a parte questo di finire questa zona qui, è quello di andare a completare un po' di missioni. Appunto, infatti già ne ho completate due. E quella soprattutto di accumulare quante più sfere, cioè quante più gemme possibili. Spero di arrivare alla a 25. Ok, direi di andare avanti per quanto riguarda chi ancora non abbiamo, cioè diciamo con le richieste di chi ancora non è nostro amico. Vero, guadagniamo meno punti, però otteniamo allo stesso tempo, possiamo inviare la richiesta per averne di più in futuro. Allora, vediamo se ne otteniamo un altro di uno di passaggio. Sì, perfetto, così siamo riusciti a andare abbastanza avanti. Direi di andare direttamente sul 6. Di soldi per il momento non è chissà quale problema, quindi direi di andare sul sicuro per andare a prendere quanti più strumenti possibili. Allora, non tengo nulla per quanto riguarda sfere utili, quindi non so se riesco a vincere il primo round, diciamo, non dubito. Ok, direi che questi viola di usarli sopra all'amico qui, perché ci permetterà di, essendo comunque l'R, fa molto più attacco rispetto al nostro Vegito normale, perché lui è UR. E anche perché dovrebbe appunto avere meno, ricevere meno danni. Ok, Broly molto probabilmente ce la fa a fare un super attacco, perfetto. E comunque c'è voluto anche in aiuto Vegito, in genere fa più di un attacco, almeno finora spesso e volentieri è capitato, difficile non ne fa più di uno, però è bastato per mandarlo KO. Ok, e anche il secondo siamo riusciti a farlo. Diciamo l'obiettivo è quello di farlo tutti e, però più ne riesco a fare in più che altro per la gemma che danno.
Perché ci sono ad esempio queste missioni qui che si ottengono solamente ad esempio. Questa è la prima che si ha. Questo qual è? Ah, ok. Però poi. Sì, questo lo devo fare, il Dock and Wagon di quel Gohan. Questo mi dà Gohan se faccio l'ottavo. Ok, intanto riuscirò, spero, a farli tutti. Ok, questo è sempre questo. E ovviamente skippo il dialogo. Allora, invece andando dritto di qua dovrei. Ok, facendo due, dovrei riuscire. Ok, prendo giusto i soldi per giusto riprenderli. Allora, vediamo un po' cosa posso fare per loro. Ok, diciamo che in teoria dovrei riuscire tranquillamente a vincere, perché penso che basta questo superattacco, anzi ultra superattacco, perché questo l'ha potenziato per bene questo PG, anzi lo sta potenziando per bene, che ancora non è, l'ho visto del 128. Ok, e anche questo è finito per quanto riguarda. Siamo saliti pure di livello e quindi ci hanno dato anche, riempito anche la stamina. E io ti mando a richiesta d'amicizia. Ok, direi di fare anche questo. Molto probabilmente riuscirei anche ad arrivare in, cioè lì, diciamo, a finire diciamo, la sezione almeno una volta ognuna, diciamo, tutti i Zedard, quindi c'è senso di finire tutto il percorso. Almeno spero di riuscirci. Allora. Sì, tutti bassi. Però. Cosa posso prendere? Te sicuramente. E questi qui blu. Ok, e quindi ho fatto il. Ok, ho due super attacchi. Come vedete, Vegito ha fatto più di un attacco, infatti ha fatto un additional attack e il counter attack. Quindi ha fatto, invece di attaccare una volta solo, ha attaccato tre volte, quindi due extra. Ah, ok, è vero, questo mi ricordavo che si non mi ricordavo che si potenziava. Però meglio così. Ok, allora. Direi di portare questo qui. Nella speranza di. No, non avevo speranza che uscisse qualche sfera rossa per il superattacco di Broly. Però devo ammettere, questo super attacco, questo almeno dal punto di vista grafico, è molto molto carino da vedere. Quello di Goku Super Saiyan Red, quindi Super Saiyan God.
Ok, ci ha dato due medaglie dell'evocazione. Queste medaglie sono quelle che ci serviranno per risvegliare Gohan, quello che ci danno pure dal punto di vista della missione. Ora vediamo un po' se ho tutte. Per fortuna sono molto veloci dal punto di vista di mappa, cioè nel senso sono molto corte. Ok. Speravo uscisse un 2 così potevo prendere sia il potenziamento del ki che lo strumento che c'era appena prima. Allora, prendiamo questo e no, non ho altre alternative che prendere qui. Ok, loro ci fanno vari superattacchi e devo ammettere che tolgono parecchio. Quindi l'unica alternativa che ho per batterli è quella di attaccare come se non ci fosse un domani dal punto di vista dei super attacchi. Spero che in questo turno non fanno super attacchi. Ecco, l'ho chiamato. Oddio, però non ci ha tolto troppo, però quello dopo ci ha battuto. E direi di utilizzare una degli attacchi, cioè delle gemme che abbiamo per continuare l'attacco. Ok, quindi se riesco a fare un ultra super attacco e un super attacco normale. E la cosa mi sta più che bene. Quindi in teoria, almeno con questo attacco, uno dei tre dovrei riuscire. No, non riesco a batterlo neanche uno dei tre. Quindi devo dire che questo dovrebbe essere molto molto difficile come turno. Ok, Vegito fa l'attacco addizionale. Per fortuna un altro super attacco. Il che mi sta più che bene. Oh, ho fatto un critical. Ok, lo direi. Diciamo che ora il turno dopo, sì, quasi sì, spero, almeno quasi sicuramente Broly dovrebbe riuscire a fare il suo super attacco. Ok. Il che mi sta più che bene. Ok, mi pare che avevo qualcosa io per. Ok, per abbassare il livello d'attacco. Perché mi sembra un po' uno spreco utilizzare quelli per recuperare le vite ora a questo turno, però abbassando il loro attacco spero di riuscire. Ma però lui doveva fare il super attacco. L'ho fatto, si vede che l'avversario gliel'ha bloccato. Allora direi di passare a questi blu perché tanto sono sicuro che non è che farà chissà quanto.
Ok, direi che diciamo, siamo vicini al Doc in super attacco, però. Ok, fa l'attacco super attacco normale perché non gli avevo potenziato abbastanza. Allora, vediamo che cosa riusciamo a fare in questo turno. Ora, passandosi qui dovrebbe passare quello rosso, no, ma il che non bastano per poterlo mandare KO. Cioè per poterlo potenziare. Ok, mi pare che questo turno avremmo il Dokkan attacca. E mi sembra di dover riuscire, quasi molto probabilmente, a riuscire a fare l'attacco di stato batter questo turno. Ok, mi ha beccato giusto uno. Ok, perché sostanzialmente il Dokkan Attack sarebbe più forte lo stesso super attacco sarebbe più forte del normale e non solo, ma attacca tutti gli avversari. Quindi tutti i PG avversari. Ok, e anche questo è fatto perdendo però una gemma. E per fortuna però in cui abbiamo subito recuperato. Ok, arriviamo al sesto, anzi in round, così approfittiamo pure per qualche secondo per poter recuperare qualche cosa. Ok, riceviamo una gemma. Ok, quindi direi di utilizzare quei tre per vedere se riesco ad allenare qualcuno. Allora. Non ricordo mai chi devo allenare prima e chi dopo. Allora, Broly mi pare già allenato, appunto. Allora, fammi pensare. Direi di allenare, se lo ritrovo, quel Gohan che ci avevano dato. Eccolo qui. Per cercare di aumentare il suo livello di super attacco, perché quasi sicuramente, cioè quasi, sicuramente prima di portarlo al massimo ci sarà utile, perché per quanto riguarda la sua crescita lui parte da raro sicuro che sia Gohan. Sì, appunto è Gohan. Però perché ci sta Gohan all'inizio? Non ne ho idea. Parte da appunto da raro fino ad arrivare poi prima in super raro. Poi col Dokkan Awakening, che nel PG che ho ottenuto, e poi in questo qui che ho attualmente, facendo un'altra Dokkan Awakening, che questa qui richiede veramente tanti, ma tanti PG, diventa Super Saiyan secondo livello, e infine con la Z Awakening finale si avrà UR.
Il che non è veramente vero, non è male come PG finale, eh? Allora, mi dice pure le caratteristiche di questo. Eccolo, arriva a livello 100. E devo ammettere, non è malissimo. Cioè, certo, c'è di meglio. Diciamo, per chi inizia il gioco da poco, è un buon PG. Quindi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di iscrivervi, di lasciare un commento e cliccare mi piace. Mi raccomando di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.